Anticipazioni uomini e donne, Nicolò ha scelto in esterna? Sono davvero ghiotte le anticipazioni riguardanti la nuova registrazione del trono classico di uomini e donne. Questa settimana stranamente il trono classico di uomini e donne non è stato registrato e secondo molti la motivazione è solo una. Uno dei tronisti ha deciso di fare la sua scelta? Sì, perché la redazione ha dichiarato che l'esperimento fatto con Paolo Crivellin, che ha scelto la sua Angela Calloisi senza il pubblico in studio e dunque senza le anticipazioni della registrazione, che guastano la sorpresa del pubblico, diventerà una costante e a quanto pare anche gli altri tronisti sceglieranno al di fuori della regolare registrazione. Anticipazioni uomini e donne, si registra la scelta di Nicolò. E non v'è dubbio, del resto, su chi sia il tronista, che potrebbe aver scelto. Tra tutti, infatti, è Nicolò Brigante quello che è sul trono da più tempo, ed è sempre lui che è rimasto per sua volontà, avendo probabilmente già la sua scelta tra loro. Con sole due corteggiatrici, Virginia Stablum, la preferita del pubblico e degli opinionisti, e Marta Pascolato, che invece è contestata da tutti dopo la segnalazione dell'amico Beppe arrivata in studio e a cui tutti quanti, da casa in studio, hanno creduto. Anticipazioni uomini e donne, chi avrà la meglio tra Virginia e Marta? Marta non è riuscita a discolparsi in maniera efficace, e probabilmente l'unico disposto a darle una seconda possibilità è proprio il bel tronista, che non l'ha eliminata come si aspettavano tutti. Al contrario, Nicolò l'ha riaccolta alla sua corte, ma a questo punto, visto anche il malcontento della Stablum, che, lo ricordiamo, è una ex fiamma di Ignazio Moser, non può più rimandare ulteriormente la scelta? Che sia avvenuta durante questa settimana? E ancora, chi è a questo punto il nuovo tronista del programma? Anticipazioni uomini e donne, l'arrivo del nuovo tronista. Le ipotesi più gettonate, e anche più probabili, sono due: Jeremias Rodriguez, che per sua stessa ammissione è stato contattato dalla redazione di Uomini e Donne, e il cestista Stefano Laudoni, che per ammissione della sua ex fidanzata Valentina Vignali ha fatto e superato i provini della trasmissione di Maria De Filippi. Ma a quanto pare non prenderebbe il trono come l'opportunità di trovare l'amore, ma solo come l'occasione di diventare popolare, insomma, i presupposti non sarebbero dei più incoraggianti.